Questa bella poltrona, sempre più alto del direttore. Sempre. Allora, è una chiacchierata così che ho deciso, ci tenevo a fare in base a agli sviluppi che ci saranno. Se ascoltatemi bene però, perché poi mi farebbe piacere non vedere cose scritte che io non ho detto o interpretate male. Gli sviluppi che ci saranno, se ci saranno, visto il precedente che c'è stato grazie a un mio errore, che è stato detto, ridetto, eccetera, eccetera, poi è stato commentato e ricommentato fino al mal di stomaco, allora ho preferito prendere questa decisione e spiegarvi personalmente com'è la situazione allo stato attuale, cioè a oggi. Allora, che io cercavo e cerco un partner o qualcuno che mi dia un valido aiuto sia sotto il profilo proprio del lavoro economico, finanziario, perché voi qui vivete in un'isoletta felice e tenetela molto cara. Roma è una guerra, Milano va un po' meglio, ma nelle grandi capitali vi garantisco che, non voglio dire frasi, ma veramente va in giro per strada imbarazzante per quello che si vede, senza fare critica alla nostra sindaca, per carità. Però si vedono, per esempio, stazione Termini, se tu esci la sera, io in genere alle 8 rientro col treno da Milano e ci sono delle file pazzesche perché c'è la Caritas, ma la cosa che colpisce non è tanto l'extracomunitario quanto il pensionato che si vede da come è vestito, che non è che sta, che ha fatto una vita di stenti. Oggi lo fa. Questo per far capire un po' tutto il quadro. Mi permetto anche di fare una piccolissima polemica, che poi non è polemica ma è la realtà. Mi perdonerai Andrea, ma la Lega Pro non è aiutata assolutamente da nessuno. È la categoria più difficile, anche sia come gioco che come parte economica. Quando vengono a controllare i conti, basta che uno ha pagato quello che deve pagare, poi ti senti fare il ritornello, ma la società bilancia il negativo. Non so come una Lega Pro può fare un bilancio positivo, io non ci sono riuscito mai, non ho mai capito come fanno gli altri, ma credo che gli altri stanno molto molto peggio dell'Arezzo. Tutto questo per non nascondere che sotto il profilo di finanziatore dell'Arezzo io sto soffrendo da un po'. Faccio un'altra piccola polemica. Vanto milioni dallo Stato che non mi dà, e quindi tutto questo ha creato una serie di problematiche. Quindi, venendo a noi, tutta questa è un po' il cappello per far capire il perché e per come, di come poi si arrivano a certe cose, a certe conclusioni. C'è un gruppo di cui mi hanno pregato per adesso, ma lo avrei fatto ugualmente anche se non me lo chiedevano, di non fare il nome. Comunque è un gruppo conosciuto, il quale è interessato a darmi una mano seria su questa situazione dell'US Arezzo. Io sto cercando, se ci credete, non lo so, io ho fatto, seppur compiendo molti errori,
che non ho mai avuto vergogna di dirlo, io ho fatto oltre il massimo di quello che potevo fare da solo, perché se i tempi forse non erano così brutti come li stiamo vivendo, credo un po' tutti, forse non avrei avuto bisogno di nessuno. Quindi ho tirato la corda, ho rischiato delle cose che non dovevo, cioè una persona sana non doveva rimettere sul piatto, perché non ci scordiamo che oltre al piccolo incidente di salute c'ho più 40 anni, e quindi quel che è fatto, insomma. Quindi tutto questo è stato una serie di cose per cui mi ha portato a cercare qualcuno per un valido aiuto in questa avventura. Non volendo arrivare anche al punto estremo, poiché io Arezzo, gli aretini, voi della stampa, i tifosi, non lo so cosa pensano, ma io so quello che ho dato, lo so io, ma non per far bello, io lo so. E quindi è un peccato mortale, sarebbe una cosa, un fallimento totale, non trovo nemmeno le parole, buttare il bambino, come si dice a Roma, con tutta l'acqua sporca. Allora, io il bambino lo voglio e lo devo salvare, perché è costato lavoro, sacrificio mio, di chi mi sta vicino, che mi sta ancora vicino, e quindi questo è quello che mi ha portato poi a fare certi ragionamenti con altri gruppi. Ora, ho voluto farla oggi questa conferenza stampa, perché purtroppo, non so come succede, io sto a Roma, eravamo seduti in quattro a quel tavolo, però la cosa è uscita fuori, no? Bene o male, è uscita fuori offuscata, quindi per evitare che si fosse ripetuto il solito episodio, ho preferito venire qua e dirlo io personalmente. Questa è la situazione. A oggi, alle 12:15. Settimana prossima si dovrebbe concludere questa cosa. Come si concludono le cose? Le cose si concludono quando c'è un preliminare e quando c'è il relativo quibus che coinvolge e onora quel preliminare. Quindi, per carità, siamo tutti persone serie, però di avventure ne ho vissute fin troppo, di gente che pensavo in un certo modo, poi si è rivelata in un altro modo, questo non nel calcio ma anche in tante altre situazioni. Allora, l'operazione è avviata, ma finché non c'è la carta scritta e l'impegno da ambo le parti, l'impegno quindi economico, materiale, non posso dire né le quote, perché non le so, se tutto, niente, ecco, io ho voluto solo informare tramite voi la città di Arezzo che la situazione è questa, che l'Arezzo assolutamente non verrà buttato, gettato, assolutamente, perché sarebbe una mancanza di rispetto prima di tutto che io faccia a me stesso, che faccia a voi e che faccia a tutta la città e a questi due signori che insomma mi hanno supportato e sopportato. Quindi assolutamente quello non deve succedere e non succederà mai, perché quello che è stato fatto voi l'avete visto dall'esterno, vi garantisco che dall'altra parte del palcoscenico è stata veramente dura, non è stato per niente una passeggiata di salute. Per quanto mi riguarda, io posso dire che anche fa 500 km così, per me non è poi no,
una cosetta così in una giornata. Mi piace, mi sarebbe piaciuto stare 2 giorni, 3 giorni, eccetera, ma purtroppo la crisi che c'è in tutti i settori, particolarmente nel mio settore, mi obbliga a lavorare come forse lavoravo 10 anni fa, con altre energie. Quindi io purtroppo devo stare, come si dice, più sul pezzo, perché se no rischio che sfugge qualche cosa di importante. Questa è un po' la situazione. Se vogliamo fare una battuta, su la posso fare, non era nel programma, nemmeno quella della Lega Pro, perché la Lega Pro ha un problema. Sa benissimo che le 60 squadre di Lega vengono finanziate dai presidenti, e questo non so perché, al di là di Ferretti, io parlo con tanti altri presidenti e usano tutti le stesse identiche parole, quindi non so nel futuro o fanno qualcosa di serio o la Lega Pro, gli cambiano nome, ritorniamo alla C, però non è quello. Cioè, o fanno qualcosa di serio o mandano avanti una Lega Pro è diventato veramente proibitivo, perché una stagione, se vuoi la speranza di fare qualcosa, parliamo dei 2,5 milioni, minimo. 2 milioni e mezzo. Allora, finché si guadagnavano questi soldi, va bene, dicevo, me li sparo così, mi piace, bene. Ma oggi non ci sono più questi guadagni facili, e quindi io parlo con gli altri e sento che fanno le cordate, si ritirano oppure non riescono a onorare gli impegni e prendono punti di penalizzazione, perché la Coviso che è categorica, non è che ma nemmeno un'ora salta. Il problema dov'è? Che quando tu fai i conti sulla carta dici, bene, questa è la quota della Lega Pro diviso 60, bene, questa è la quota quindi che arriverà all'Arezzo, alla Lupa Roma, chi volete, e questa quota nessuno ti dice, nessuno sa, correggetemi se sbaglio, una data. Cioè, ti do 100 il 10 agosto, 100 il 15, no, non c'è. Allora tu ti fai i bei conti, ti fai un budget, poi aspetti questa manna dal cielo che magari arriva quando tu già hai risolto il problema. Questo non è un business plan serio. Secondo me questo è anche un fatto da sbattipugni sul tavolo, sulla Lega, perché così è ridicolo. Ridicolo, non è un impegno di lavoro. Quindi questo è un po'. Sono pronto. Quindi, Presidente, anche la scelta dell'allenatore viene rimandata la prossima settimana? Oppure com'è? Giusta domanda. Allora, la scelta dell'allenatore, ma di questi due signori che mi stanno vicino, perché è lì, no? Per una questione di correttezza, io ho chiesto di aspettare la settimana prossima, dove si mette bianco su nero, probabile anche che non si mette bianco su nero, quindi finché ci sto io non cambia niente, eccoci, però per una questione di correttezza io ho già dato le carte della composizione del nostro organigramma, che ormai è anche molto più snello, però dobbiamo sempre anche lì aspettare. Ho fatto fare pure, già io mi sono scusato, mi scuso così ufficialmente, insomma che ho messo un po' in imbarazzo Roberto e mi dispiace con questa cosa del mister, però dobbiamo aspettare, perché se la macchina è mia faccio quello che voglio dentro la macchina, no?
ma nel momento che ospito qualcuno è mio dovere consultarmi, consultarci. Quando lei dice ospito qualcuno, Presidente, cioè comunque sia la sua intenzione è quella dice, della maggioranza oppure no? Non lo so, non lo so. Io ripeto, sono venuto prima che succedesse quello che è successo nel passato, quindi ho detto, abbiamo deciso insieme, andiamo, io parlo e dico la verità vera, questa è la situazione a questa mattina. Mi prendo dei vantaggi nel senso che non mi voglio esporre a dire tutto a posto, tutto fatto, il 51, il 63, cioè, ma non lo faccio, non lo faccio perché sbagliare è umano, no? Perseverare poi è diabolico. E allora ho sbagliato una volta, ne ho fatta una cara lezione e allora è solo una forma, quella di oggi, di correttezza verso coloro che amano l'Arezzo. Di dire questa è la mia situazione oggi e di dire la verità, non è che io me ne voglia andare perché faccio un botto dei soldi, sapete meglio di me, non è così. Io cerco chi mi dà un valido aiuto perché i tempi non permettono a me sicuramente di andare avanti facendo degli esborsi del genere non avendo un supporto dalla Lega, perché ripeto, sono entrati in polemica, ma io le ho detto anche al Presidente alla cena, non è, per me è un sistema folle questo, cioè diventa un po' la ruota della fortuna, una roulette russa, non lo so. Quindi oggi ci ho tenuto a anticipare quello che potrebbe, parlo al condizionale, che potrebbe accadere da qui a giovedì, venerdì, no questo, prossimo. Se non accade niente, io verrò qui e vi dirò, scusate, vi ho fatto perdere tempo, non è accaduto niente, ci inventeremo la luna e andiamo a vedere. Siccome le trattative si fanno, e qualche volta malauguratamente, ma non speriamo non che non sia il caso, ma non vanno in porto, ecco, nella eventualità che non vada in porto, che cosa succede? Ecco, ci dobbiamo preoccupare oppure no? No, perché come ho detto prima, io il bambino con tutta l'acqua sporca, posso dire un termine un po', col mazzo che mi sono fatto non lo butto. Quindi sarò pazzo, come dicono a casa, però alternativa o non alternativa, l'Arezzo non va gettato perché è costato tanto, ma lasciamo perdere l'aspetto economico, è costato tanto in tutti i sensi, fisico, morale, di coinvolgimento di terze persone, insomma abbiamo tutti lavorato molto, quindi non esiste quell'idea. Presidente, visto che siamo abbastanza in là con i tempi, no, per una serie di scadenze, come sempre, un po' l'ha già accennato lei, diciamo che si va per una decisione verso giovedì più o meno come termine ultimo, vero? Anche perché sennò veramente siamo, sì, per tante cose insomma siamo un po' in là. Sì, sì. Diciamo che giovedì potrebbe essere fine della settimana prossima, potrebbe essere anche, ma i tempi tecnici di questo paese mi fanno un po' ridere, quindi non voglio dire mercoledì, ma massimo giovedì, sì. Anche perché ripeto, giovedì siamo già a 22, se non sbaglio, quindi 22. 20, 22 mi sembra 22. Cambia poco, vabbè. Diciamo metà più o meno della prossima settimana. L'impressione per ora questa trattativa, Presidente, sia avviatissima da certe. La trattativa è molto avviata, il gruppo è serio, però la mano sul fuoco io non la metto. Però ha detto bene Massimo, che fino ad ora non c'è nero su bianco, si è visto di tutto. Anche appunto. Sì. Ma questo di tutto non è segreto in questo. No, ma io non è che volevo essere. In tutte le cose. No, ma non solo nel caso, nella vita, in generale. Sì, sì. Bravo.
è misto. È un misto. C'è anche gente di Arezzo. Tra Romani e si vede che i romani sono portati per l'Arezzo, chi lo sa, per la città di Arezzo che è molto bella. Ma è gente che già c'è stata nel calcio oppure? E l'ha fatta poco. Ora piano piano si fa il codice fiscale da parte di fatto. Sì, ma... è gente che gira intorno al calcio. Ecco. No, la gente, presidente, qui stamattina ha avuto timore, no? Anche di sentire cose peggiori quando ha visto convocata questa conferenza stampa. Invece alla fine, tutto sommato, se le trattative sono avviatissime, se c'è un partner che può subentrare a lei oppure affiancarla, questo potrebbe essere anche tutto sommato una buona notizia, non crede? O mi sbaglio? Questa no, è una buona notizia, perché così noi stiamo soffrendo, ogni giorno mettiamo una toppa, no? Come si dice. Poi domani, che Dio ci aiuti, poi ringraziando Dio ci ha sempre aiutato, siamo andati avanti, abbiamo fatto gli sforzi, eccetera, eccetera. Ma quanto possiamo fare sforzi? Quante invenzioni ancora si possono fare? Questa è la mia domanda che io mi faccio a me stesso, la faccio a loro, perché Andrea, credo che anche Roberto stiano vivendo più a Roma che a Arezzo, perché ogni dubbio li chiamo, ci parliamo, ci consultiamo, insomma. Poi c'è una novità che è importante, sono andato anche ieri alle caselle, mi hanno detto che lì si stanno facendo dei lavori importanti, perché l'Arezzo avrà un suo centro sportivo l'anno prossimo. Quello è importantissimo, quella è una cosa che correvamo dietro e poi inaspettatamente, grazie a Riccioli, non certo grazie a me, però è arrivata e è un'ottima cosa. Perché finalmente si può fare la scuola, insomma, si mette in moto tutto un meccanismo che fino ad oggi non esisteva. La squadra non va più in giro per campi a cercare un posto dove giocare, insomma, diventa tutto più... Presidente, lei ha posto, per quanto riguarda lui, ha posto delle condizioni, non so, Gemmi e Riccioli che restino dentro l'Arezzo, non so, queste cose un po' così, allora, ce ne può dire oppure... Io sono un democratico liberale, quindi io non impongo. Il lavoro che loro hanno fatto, lo sa chi ha partecipato a questi discorsi, lo sa benissimo. Roberto nel campo è più che conosciuto. Riccioli, che è diventato anche vicepresidente, è più che conosciuto, ma io non è che impongo, oppure impongo Mauro Ferretti, io non impongo niente. Io dico, questo è come vogliamo dire, la macchina. La volete così, vi piace così, o volete fare le copertine rosse? Questa è la cosa. Volete Ferretti, non volete più Ferretti presidente? Tanto seguiterò bene le partite, anzi, verrò con più serenità a passare un weekend. Così se perdiamo nessuno mi dice, ma perché? Macchina è venduta, però potrebbe venire. Macchina è venduta? Si perde come lui. Volevo chiedere, presidente, a differenza di altre volte ho la sensazione che questi acquirenti le ispirino più fiducia comunque, non so se è una sensazione sbagliata, vorrei chiederle sulla base di cosa, ecco, magari c'è stata una trattativa che è arrivata già, come ha detto lei, a uno stadio avanzato. Sì, la domanda è giusta. Allora, come voi sapete, l'Arezzo, che tutti sempre, no? Come dire, invece l'Arezzo, non so perché, forse perché abbiamo fatto
qualcosa di buono, senz'altro, perché l'Arezzo è stato nel punto dove meritava di stare, ha avuto grandi allenatori che vediamo oggi, no? Che stanno sui mercati a milioni e milioni, quindi l'Arezzo ha una storia calcistica, tanto che 2 anni fa, se non sbaglio, la Fiorentina voleva, ve lo ricordate, no? Voleva entrare, eccetera, eccetera. Poi per il mio carattere bruttissimo, non voglio dire il termine, però il mio carattere bruttissimo, quando a me mi fanno delle imposizioni, domani tutti fuori entro io, dico vabbè, grazie, ciao, arrivederci, per finire là. Adesso c'è stato l'interessamento della Sampdoria, adesso, con tutta altra educazione e tutto altro stile. Ferrero, quindi. Sì, Ferrero è un po' l'immagine, la trattativa, vale. Diciamo, i colloqui che ho fatti con... C'era prima, vabbè, abbiamo capito. No, io non ho capito, faglielo dire. No, infatti abbiamo fatti con l'avvocato che rappresenta una persona seria conosciuta a Roma, dove tra l'altro, fatalità, uno dei miei avvocati per il lavoro sta in quello studio, quindi persona che conosco bene. Persona seria che non ha imposto assolutamente niente, quindi... Ma che non c'entra niente in questa cosa. Che non c'entra niente, no, sì, non c'entra niente, cioè, sto dicendo il percorso, dove facendo questo percorso poi ho detto, oh, ma poi sono arrivati questi signori, questo gruppo, che è la seconda volta che si avvicina all'Arezzo. E allora ho detto, ma vedi che l'Arezzo tanto biasimate qua, della, dico però, già... sono 2 anni che ci sono gruppi importanti che gli girano intorno. Me l'ha detto la seconda volta, la prima volta che cos'è che è stato ostativo nel non andare avanti, visto che si sono ripresentati? No, 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 non c'è stato, non c'è stata una vera e propria trattativa, c'è stato un colloquio che è durato un po' di tempo, sono venuti anche a vedere diverse partite, voi non ci avete fatto caso. Gli è piaciuto l'Arezzo, gli è piaciuto come poi l'hanno, il restyling che qui è stato fatto, quindi insomma lo seguivano evidentemente, no? Oggi hanno visto, probabilmente credo, che avevamo le carte buone per fare qualcosa di serio, di valido, che purtroppo non è andata così. Probabilmente si sono ancora più interessati e hanno manifestato. Credo che sia andata così. Però c'è in questo gruppo c'è gente anche di calcio, no, anche di calcio, ma che in passato ha anche gravitato intorno all'Arezzo. No, non hanno gravitato intorno all'Arezzo. No, no. Non l'hai spiazzato. Aveva già una fantasia. No, perché l'altra volta mi ha fatto un interrogatorio, sembrava che sta in questura. Quando ha incontrato lì, non voglio manco nominare. Va bene, noi ci riaggiorniamo da qui a 7, 6, 5, 8 giorni. Dopodiché